Sono passati 2 anni e mezzo da quando la Russia del feroce dittatore si mobilitava in favore del popolo italiano, assediato da un pericolo sanitario e isolato a livello internazionale. La missione di solidarietà venne chiamata dalla Russia con amore e portò nel nostro paese personale medico, laboratori mobili e mezzi speciali. Ben 9 aerei partirono da Mosca pieni di preziosissimo materiale medico-sanitario all'avanguardia. In prima fila, a ringraziare col cappello in mano, c'era un certo Luigi. Lo stesso Luigi che poco tempo fa ha detto che quello là è peggio di un animale. Penso che tra Putin e qualsiasi animale ci sia un abisso e sicuramente quello atroce è lui. Volete sapere quanti aiuti ci fornirono i nostri preziosi amici americani e gli altri paesi della NATO? Esatto, 0. La Russia è un paese amico che non ha mai commesso la minima ostilità nei confronti dell'Italia. Anzi, ci è stato vicino nei momenti peggiori. Come ringraziamento abbiamo spedito e continuiamo a spedire le armi al suo nemico, sul quale ci sarebbe da fare più di un video perché uno solo servirebbe per far vedere il guardaroba, così, così variegato. Ed è davvero curioso vedere che mandiamo i nostri soldati in Ucraina a difendere i loro confini e da anni subiamo un'invasione giornaliera che nessuno riesce a fermare. E ora applichiamo vergognose sanzioni che danneggiano principalmente la nostra economia. Perché noi siamo intelligenti e applaudiamo il governo dei migliori, quello che si è fatto cadere in una caduta controllata che sembrava quasi programmata. Sì, sì, ok, non si metta agli atti l'ultima frase. Era solo un parere personale matematico fatto con il 2 più 2. Ma per sbloccare la memoria ai cricetini perduti su TikTok, vorrei ricordare che il 26 novembre del 2013 Enrico Letta, allora presidente del Consiglio italiano, nel corso di un vertice Italia-Russia a Trieste, firmò ben 28 intese commerciali e 7 accordi intergovernativi con l'amico Vladimiro. Non solo intese commerciali miliardarie e patti doganali, ma anche precise strategie energetiche che hanno reso oggi più complesso poter differenziare le fonti di approvvigionamento di gas e di altre materie prime. Nel 2013 si parlava già di rischio di un conflitto? Sì. È bene ricordare che ai tempi di quegli accordi la tensione lungo il confine tra Ucraina e Russia era già palpabile e anche la tensione internazionale mediatica era già alta. Alle domande pungenti sulla questione ucraina poste dai giornalisti nella conferenza stampa, il segretario Dem, detto anche PD, Partito Democratico, evitò di entrare nel merito con risposte generiche e approssimative. Forse la presenza del leader russo lo intimoriva, mentre invece adesso, sentendosi coperto da gran parte dell'opinione pubblica, pilotata, non teme più di fare la voce grossa o di dire minchiate. Va bene, questo è soggettivo. Sappiamo che i politici hanno memoria corta, così corta che sta in un floppy da 1,44 mega e avanza del posto per 84 foto. O forse perché mentre Putin parlava dei contratti, Enrico pensava allo Ius Soli e il suo cervello si è bloccato su quella parola. E allora vi sblocco un altro ricordo. Correva l'anno 1999. A quel tempo la TV non martellava con la propaganda della guerra, a differenza di come lo fa oggi, perché allora non conveniva farlo e quindi la gente continuava a fare la propria vita come se nulla stesse accadendo. Ma dove eravate quando la NATO attaccò la Bosnia? Quando la NATO permise un genocidio in Srebrenica? E quando la NATO attaccò Belgrado, dove eravate? Dove eravate per tante cose, quelle per le quali vi indignate oggi con la memoria di quel criceto? Il bombardamento della NATO nel 1999 è durato ben 78 giorni. La NATO ha lanciato un totale di 2.300 missili contro 990 obiettivi e 14.000 bombe sul territorio serbo. Allora, considerando con il costo di una sola puoi far del bene a un paesino, pensate che bello sperpero 14.000 bombe per far del male. Solo nella capitale Belgrado caddero 212 bombe. Sono state lanciate anche tra le 10 e le 15 tonnellate di uranio impoverito che hanno provocato un disastro ambientale e la moltiplicazione per 5 dei casi di malattie oncologiche. In quei 2 mesi e mezzo di attacchi aerei incessanti, la NATO si è presa la vita di un bambino al giorno. E nessuno si è allarmato, nessuno si è indignato, nessuna bandiera, nessuna protesta. Eppure la Serbia era a 1.000 chilometri e l'Ucraina è a 2.000. Io cerco ancora la differenza fra queste guerre, ma non la trovo. Però no, una differenza la vedo. La maggior parte delle immagini andate in onda in TV erano finte. E su coi 57 che strada lungo la strada che abbiamo fatto ieri. Ok, stay here.
La guerra in Ucraina c'è veramente, ma mi sembra poca cosa a confronto a quella della Serbia. Solo che adesso in TV non si parla d'altro. È stato dichiarato lo stato di guerra, ma le sanzioni alla Russia colpiranno solo noi e duramente. Nel 1999 invece andava tutto bene, non fregava niente a nessuno. A cosa pensavate? Alle astronavi Alfa di spazio 1999 che non si sono mai viste? Al Millennium Bug? Al 1000 non più 1000 che fa 2000? Adesso fate le manifestazioni per la pace di un altro paese? Ma a chi manifestava per i propri e i vostri diritti in Italia auguravate la terapia intensiva per davvero? Adesso fingete di volere la pace mentre appoggiate il vostro governo che manda le armi a chi fa la guerra. Ah sì, una guerra contro la dittatura russa. Senza sapere che dal 10 luglio le forniture di gas dalla Russia verso l'Italia si erano attestate su circa 21 milioni di metri cubi al giorno e oggi i volumi consegnati da Gazprom salgono a 36 milioni di metri cubi al giorno. E mentre l'autodichiarato progettista del pianeta Cingolani ci allarmava che la Russia tagliava il gas e parlava di riduzione dei consumi, altri che non hanno contatti con Dio ci spiegavano che all'Italia stava arrivando il 71% in più, visto che la Russia non aveva effettuato nessun taglio, ma ben si aveva semplicemente chiuso i rubinetti per fare manutenzione al gasdotto. Ora, sapendo che il gas è un elemento fondamentale per il funzionamento del sistema economico dell'Unione Europea, qualcuno avrà notato che si è creata una pressoché totale dipendenza dalla Russia, no? Quindi applicare sanzioni alla Russia per poi lamentarsi che la Russia è cattiva, ci taglia il gas, ma le bollette triplicate toccano a noi, è da masochisti o da squilibrati da internare in manicomi criminali? Già solo questo disegno ci dovrebbe dire che questa Unione Europea andrebbe sbaraccata per manifesta incompetenza politica. E invece, applausi. Se poi ricordate quelle frasi del tipo «E se Mosca chiude il gas?» Ecco cosa succederà questo inverno. Nota bene, se chiude il gas, significa che in questo momento ce lo sta ancora inviando. E se ce lo sta ancora inviando, perché le bollette sono triplicate già da mesi? Oh, scusate se io da complottista, da una generazione di complottisti, metto in relazione questo dato con l'utile record di Eni per 7,3 miliardi di euro solo nel primo semestre. No, io sono un complottista, questi sono lievi flessioni del tutto naturali e impercettibili, diranno i false checkers. E da complottista, figlio di complottisti, penso che l'Italia nell'Alto Adriatico ha 140 piattaforme per l'estrazione di gas tutte spente. La Croazia, che mette i piedini a bagno nello stesso mare, ha deciso di aumentare la produzione delle 19 piattaforme in piena attività e ha avviato altre ricerche che hanno portato alla scoperta di nuove riserve di gas che nel giro di qualche anno li porterà ad essere completamente autosufficienti. La Croazia. L'Italia invece preferisce bloccare tutto, revocando l'utilizzo di molti giacimenti. Il Ministero della Transizione Ecologica, capitanato da quello là, ha bocciato 37 progetti di ricerca del gas e 45 nuovi impianti. Le nostre leggi vietano qualsiasi tipo di estrazione di gas o, nonostante la crisi energetica che stiamo vivendo. Pensate che dall'Adriatico noi potremmo estrarre dai 10 ai 15 miliardi di metri cubi all'anno. Cioè noi, che sediamo su 50 giacimenti pieni di gas, continuiamo a cercarlo altrove. Sì, perché è facile vedere pseudo-ecologisti che non vogliono le trivelle davanti ai nostri mari, ma non rinunciano al gas che viene preso da trivelle davanti al mare degli altri. Questa si chiama pseudo-coerenza. E ora è veramente curioso vedere anche la coerenza dei negozianti che per protesta attaccano le bollette in vetrina. Bravi, mettetele accanto all'avviso di controllo Green Card, così magari capirete a cosa serviva quando ci prendevate per il culo, nonostante vi stavamo avvisando da mesi, anzi ormai da anni. E adesso non basta, adesso volete accogliere i profughi ucraini, che sono quasi tutti no mask, no tamp, no vax. Mentre fino a ieri chiedevate i campi di concentramento per i non punturati italiani, vostri connazionali. E oltretutto vi sembrava anche giusto che gli fosse stato tolto il diritto alle cure e il diritto ad avere uno stipendio. Quindi hanno dovuto fare sacrifici per tirare avanti e nonostante voi sono ancora tutti vivi. Guardatevi allo specchio, lo vedete? Fate le stesse cose che hanno fatto i nazisti contro gli ebrei. E tutto questo comincia a fare paura. Ma non vi fate schifo da soli per il vostro livello di ipocrisia. Noi l'abbiamo sempre detto, l'unica differenza che c'è tra la teoria del complotto e la verità è solo qualche mese di tempo.